volete un recap della storia, fatemelo sapere. Lurita senza madre. Mortacci tua. Bene, bene. Ma guarda chi spunta dalla natura. La reietta senza madre. Vedo che hai ancora la cicatrice dove ti ho colpito col sasso. Ah, quello sì che è un bel ricordo. A volte sei davvero odioso, Bast. Falla finita. Allora, praticamente questa è una tizia senza madre, nel senso che letteralmente non ha la madre, non si sa che fine ha fatto, e è cresciuta con un tizio, Trust, non mi ricordo come si chiama, che gli ha fatto da padre, e non ho capito bene perché la odiano tutti, fa parte di una categoria di persone che viene emarginata, non ho capito perché. E niente, adesso è qui per fare una prova che dovrebbe farla entrare nei noni emarginati, in teoria. E basta. Questo è quanto, non è letteralmente successo nient'altro. Hai perso la lingua. O forse hai bisogno del... Ah, non c'è un cazzotto in gola sto tizio. Nora, ma non inganni nessuno. No, saranno... Quindi è così che funziona con te, manco un paio, bambola. È così che funziona con chiunque, reietta. Il tuo posto è là fuori, non a cuore della madre. E non meriti di partecipare alla prova. Lo senti. Sai che sei destinato a perdere. Ah, mi sono allenato tutta la vita per la prova. Non ho paura di te. Non ho paura di nulla. Io stavo cercando... Davvero? Ti assicuro è calmo. Tu non lo sei. Sai... Penso spesso a quando ti ho fatto quella cicatrice. È un dolce ricordo. Lo credo bene. Se Rost non avesse deviato il mio sasso, ora ti mancherebbe un occhio. Esatto. Ma immagino che tralasci sempre questa parte quando la racconti, vero? Quel giorno ti ho marchiato per la tua vergogna. Drop the mic! Drop the mic! Praticamente questo coglione, quando erano piccoli, ha tirato un sasso, l'ha presa in testa, e io avevo scelto, potevi mirare alla testa, mirare alla mano o mirare o buttare il sasso per terra. Io ho mirato alla testa, mentre gli stavo tirando il sasso in testa, il mio patrigno ha lanciato una freccia contro il sasso e me l'ha fatto volare via, quindi non l'ho colpito. È quello che gli ha rinfacciato adesso. Tuo cugino ha tirato un mattone, morto tuo cugino. Ottimo lavoro con Bast. Ora starà zitto, fino a domani, ovvio. Non credo di conoscerti. Oh, ma io so chi sei. Sei l'avversario. In molti finiranno la prova, è sicuro. Ma vincerla? Soltanto Bast, tu o io? Piacere, Vala. È vero. Domani vincerò io. Mai festeggiare una vittoria prima di averla ottenuta, cara. Ora, se non ti dispiace, devo andare a dormire. Dovrò... Quando vuoi, il tuo letto è qui. Ok. Sicuramente più gentile di quel facciolo. Allora, è il tuo primo giorno qui. Che ne pensi? Presidente? È la prima volta che dormi in una loggia Nora. Non è molto intima. Audaci! Preparatevi! Che devo fare perché tu te ne vada? Praticamente, da piccola, siccome piava schiaffi, pizze dappertutto, ha detto che voleva diventare una di questi qua. E quindi il padre l'ha allenata tutta l'adolescenza, praticamente, l'infanzia e l'adolescenza, per farla diventare mega prestante per superare questa prova. Questa prova qui, quindi lei si è allenata tutta la vita per superare questa prova qui. Quindi è proprio, era proprio un obiettivo, superare questa prova qui da tutta la vita. Opa. Dio. Ma che cazzo devo fare? Devo ammazzare uno, non ho capito.
trofeo si è spaccato, Reietta! Sembra che te ne serva un altro! No! Perché non gli spari una freccia in fronte? Bene, ecco! Impossibile prendere sti cosi, oh. Più veloce, forza! Devo recuperare. L'ho preso? Sì. Sei ultima adesso. Potresti anche arrenderti, sai? Perché non c'era base, ma tu diventerai un audace se finirai la prova. Stavo cadendo, sì. Ferma, è un vecchio sentiero. In due sono morti l'anno scorso. È in rovina ormai. Meglio arrivare ultimi che rimetterci la pelle, no? Wow, 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 wow! Per la madre, sei impazzita! Così finirai per ammazzare! Tanto me ne frega un cazzo a nessuno della mia vita. Non sarà affatto facile, esatto. Sei pazza, posso devo dire. Continuare così! L'emarginata! Un vecchio sentiero! L'emarginata! Gianni, bene, dai! Sto recuperando! L'emarginata sta recuperando! Come è arrivata fin là? Sono l'emarginata trans! Bene. Ah no, dovevo fare i Galati. Mannaggia. Forza, puoi farcela. Non possono battermi ora. Oh, belli. Tacca dal cazzo, coglione. Non ha vinto lei. L'emarginata ha barato. Un'emarginata che vince una prova? No, mai! Come mai? Perché ora è un audace! Ah! Ce l'hai fatta! Ah. Come tutti voi! Non appena mettete il trofeo sull'altare! Ma è cioè, senti, c'er qua! Un tempo emarginata, ora audace! La prima fra tutti voi! Ah! Oh! Perché madonna? Padre, aiutaci! Stereotipo di morte ai profanatori! È la prima volta che combatto contro delle persone! Ce li ho qua giù! Tacci della borsa delle risorse, sempre piena sta borsa, oh! Torna qui! È morto! Bruciate tutto e poi al lavoro, ai vostri ordini. Allenata per tutta la vita e poi sviene perché l'hanno presa un attimo per la gola. Prega Aloy, svegliati, salva tuo padre, per favore.
Per favore. Aloy. No, niente, il padre che salva lei. Aloy. Ma chi? Devi salvarti. Ciao. Ho detto che era troppo serio sto tizio. Ah, ha perso il cingilletto. Mi serve il focus. Ora. Il focus. Perso il focus. È il fisichetto che c'ha però, eh. Sembrava più grossa, sì. Invece un bel fisico. È che c'ha la testa grossa proprio. E ora cosa vuoi mostrarmi? Fermate gli scavi e procedete insieme al punto di missione. Evitate ogni contatto con i selvaggi Nora. Se vi vedono, uccidete tutti i testimoni. Ecco l'immagine del bersaglio. Non dovete fallire. Immagine del bersaglio? Chi dice che sono come gli altri Nora? Lo sapevo che era il tizio. Non ho visto tramite il focus. Lo sapevo che era Olin. Ma com'è possibile? Troppo ambiguo quel tizio col petto villoso. Allora fai in fretta, sto per entrare. Attendere i denti scan. Devi smetterla di ascoltare Ted e iniziare ad ascoltare me. Da dove arriva? Di quando è? Tu sei mia madre. Perché uccidermi solo perché ti somiglio? Aloy, ti sei svegliata? Mi hai portato tu qui. Presto, devi seguirmi. E dove? Fino al posto dove sei nata. Mia madre assomiglia a me, ma con i capelli corti. Non vedo come potrebbe. Non sei nata da una donna, Aloy. Orco Khan. La montagna è tua madre. Che posto è questo? Attaccone di panico qua, eh? La sala maestra, dove la madre ha ucciso il demone di metallo e ti ha dato alla luce. Qui è dove ti abbiamo trovato. Sentivamo piangere, abbiamo controllato e c'eri tu. Io ero lì dentro. Sì. Quindi sono arrivata da dietro la porta. Beh, paralisi, scoprire che non sei nata da una donna, anzi non sei nata da un essere umano, ma sei nata da una montagna, non lo so, cioè, sapere una cosa del genere mi viene a taccone di panico. Ma questa non è una dea. Aloy! È una porta. Con gente dall'altra parte. Mia madre. Attendere i denti scan. La dea parla. Come la donna che ho visto. Errore. Registro alfa corrotto. Ma com'è la storia? Impossibile confermare identità. Accesso negato. No, no. Aloy, la madre ti ha parlato come se ti conoscesse. Non hai sentito. Non mi ha riconosciuto. È colpa della corruzione, l'ha detto la dea stessa.
Se riuscissi a guarirla dalla corruzione, lei riuscirebbe a vederti. Che tradotto vuol dire riparare il guasto. E come dovrai fare? Parlavi di visioni di una donna coi capelli corti. Sì, gli assassini mi cercavano perché le assomiglio. Ma il loro potere è immenso. Non esiste un altro modo? Olin era insieme agli stranieri la sera prima della prova. Gli assassini mi hanno visto tramite lui. Vive a Meridiana. Allora dovrai lasciare la Terra Sacra. Sono stata un'emarginata per tutta la vita. Perché non un esule? C'è un altro modo. Vieni e lo metteremo in pratica. Sorelle, la dea ha parlato ad Aloy. Le ha detto di curare la corruzione. Ah! Come può riuscirci? Dovrà spingersi oltre la nostra terra sacra. Una cercatrice? Se la dea ha parlato, così sia. Vorreste fare no, di questa Alessio, cosa una cercatrice? Sorella. Per una volta, Lansra, ascoltaci. Poh. Questo è il vostro peccato, non il mio. Mandatela a cercare e speriamo che non torni più. Aloy, grazie al volere della dea, noi ti nominiamo cercatrice della tribù Nora. Nessuna barriera ostacolerà il tuo incarico sacro. In tempo di necessità, le alte matriarche nominano un cercatore. Un audace valoroso inviato a perseguire un grande fine. Ovunque esso possa condurlo. Perfino oltre i confini della Terra Sacra? Sì. E col diritto di tornare una volta raggiunto o in caso di bisogno. Niente, adesso si è data ogni detto di farzambi. Ma guarda, poi mi chiedono stai a lavorare. Ce provo, ma se fate così... Ragazzi miei... Mi devi aprire la porta. E da quando mi occupo delle necessità di voi, Reyet? Da quando sono una cercatrice. Ora apri la porta. Tu? Una cercatrice? Tirsa e Gesa sono impazzite. Non solo ti hanno fatto partecipare alla prova, ti hanno anche accolto e curato dentro alla montagna sacra. Non mi stupisce che siamo maledetti e che i giovani giacciano sotto cumuli di sassi. Ma chi è Pillon questo? Prima te ne vai da qui, meglio è. Che cosa è stato? Il demone! Suonate l'allarme! Per la dea! Ma cosa gli sta facendo? Li controlla. Cazzo fate con le frecce, ragazzi, dai! Tenetevi pronti! Questa è soltanto colpa tua, maledetta senza mano! Uccidetele, audaci! Uccidetele! No! Audaci, preparatevi! Oggi combattiamo... Oh, mi fai passare, mannaggia il santari di Cristo. Mi frega un cazzo. Mi frega niente. Assolutamente niente. Ma è utile il fuoco a qualcosa? Stoppa a qualcosa? Ciao Rick. Salta ovviamente. Ovviamente salta. Ah, ok. Come ci sei riuscito? Mostramelo.
Ti hanno obbedito. Ma come? Questo? È questo che serve? Si collega al mio focus. Quindi posso usarlo? Facciamo una prova. Avvolgo un po' il cavo. Sembra che regga. Ora devo solo provarlo. Hai ucciso quel demone. E gli hai strappato le interiora. Credo che tu sia un dono della madre. A prescindere da cosa dice Resh. Grazie, Deb. Ma ora devo andare. Lo so. E sarai nei miei pensieri. La vuole farcire come un tacchino, Junkel, da Cristo santo. Non mi importa se dovete rattopparla tutta. Fatelo! Quanto sei greve. Ho capito, manca a fa così, però. È proprio bello il tempo, cioè, proprio fluido. Il, come dire, il feeling che si ha con il personaggio è proprio bello. Cioè, è bello, sono belli i combattimenti quando li fai. È bella la mazza qui, la cosa, la lancia. Cioè, non lo so, è figo. Non è meccanico, capito? È proprio, non lo so, bello. Corsieri, posso provare l'override su di loro? Devo fare piano. Non ho fatto tutta questa fatica per farmi travolgere da una mandria spaventata. Con molta calma. Ok, ecco fatto! Andiamo, andiamo! Oh! Ah, dovevo tenere premuto. Ecco fatto, bravissimo. Ora sì che mi piace. Addirittura. Corri come il vento, bullseye. Oddio, ma questi stanno ancora qua. Cioè, li ho lasciati qua e stanno ancora qui. Vabbè, ragazzi miei. Io mi salustro.